Chiara Ferragni e Fedez, il futuro secondo Fabrizio Corona, tra un anno torneranno insieme. Secondo Fabrizio Corona, nonostante la crisi attuale e le voci di divorzio, Chiara Ferragni e Fedez potrebbero trovare la strada per tornare insieme. La crisi e il possibile divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez occupano un posto di rilievo nelle conversazioni italiane, tanto online quanto offline. Il matrimonio tra l'influencer di fama mondiale e il rapper di successo, sempre sotto i riflettori, ora attraversa un momento delicato, suggerendo riflessioni non solo sui loro personali percorsi di vita ma anche sulla gestione dell'immagine dei loro figli. In questa narrazione si inserisce il pensiero di Fabrizio Corona che dona alla versione dei fatti una nuova lettura. Chiara Ferragni e Fedez, il futuro secondo Fabrizio Corona. Fabrizio Corona, figura controversa e sempre pronta a destare polemiche, si è recentemente espresso sul futuro della coppia Ferragni-Fedez. Ospite del podcast Gurulandia, ha offerto una previsione sorprendente, nonostante il periodo buio, prevede una riconciliazione tra Chiara e Fedez entro un anno. La sua analisi, seppur brutale, poggia su una convinzione, se il sentimento che li univa era autentico e forte, e se entrambi troveranno realizzazione professionale, ci sono speranze di un riavvicinamento. Ecco infatti che ha affermato, oggi non è che si sono lasciati per modo di dire, è una cosa netta, si sono proprio lasciati. Se si rimetteranno insieme. Non ora, non nei prossimi sei mesi. Potrebbe succedere tra un anno. Se il sentimento era forte tra un anno tornano insieme, se entrambi riescono a trovare delle soddisfazioni lavorative. Corona suggerisce che Chiara Ferragni, che attualmente si trova in vacanza a Dubai con la famiglia, debba recuperare da un danno di immagine, mentre Fedez dovrebbe ritrovare una strada personale che lo renda nuovamente felice al fianco della moglie. Lei deve recuperare i danni di immagine e lui a trovare una strada sua che lo riporti ad essere felice con la moglie. La profezia di Corona ha scatenato un ampio dibattito. D'altronde, la coppia Ferragni-Fedez ha sempre catalizzato l'attenzione, incarnando successo, amore e aspirazioni contemporanee. Ma ora, in un momento di crisi, le parole di Corona introducono una speranza, forse controcorrente, in una narrazione che sembrava avviarsi verso il capitolo finale del divorzio. La crisi dei Ferragnez ci ricorda come, dietro al successo e alle luci della ribalta, ci siano dinamiche umane complesse, capaci di influenzare profondamente le vite coinvolte. Intrigante è poi l'invito di Corona a Chiara Ferragni di prendersi una pausa, di scomparire per un periodo per poi rinascere con nuove energie e prospettive. Questo consiglio, al di là delle personali vicende dei diretti interessati, può essere interpretato come un monito più generale sull'importanza di sapersi ritirare, riflettere e rinnovarsi, anche in un'era digitale che premia la costante presenza e visibilità. Ecco infatti che Fabrizio Corona durante la puntata del podcast afferma, Chiara, io lo so che tu mi odi. Sono il prototipo dell'essere che tu schifi, ma se mi incontri cambi idea. Io sono caduto tante volte e ho sempre ricostruito tutto e ci ho fatto soldi. Ti devi prendere un periodo di pausa e poi torni. Sparisci per un mese, prendi un foglio, segni gli obiettivi, studia, pianifica e poi torni tra un mese. Però per un mese scompari, nessuno deve vederti. Se fai questo rinasci. Il problema è che sparire è come morire. Tu sei capace di morire per un mese? Io sono morto per tre anni. L'unica soluzione per te adesso è uscire di scena per un periodo e poi tornare. La situazione tra Chiara Ferragni e Fedez rimane fluida e in evoluzione, e solo il tempo dirà se le previsioni di Corona troveranno conferma. Tuttavia, indipendentemente dall'esito, questa vicenda solleva questioni importanti sulla gestione della vita privata in pubblico, sulle pressioni legate alla celebrità e sul potere della trasformazione personale.